Attempio da sempre e che sono iscritto all'albo degli ingegneri prima di Ascoli e poi di Fermo da esattamente adesso da 40 anni. Sostanzialmente la società Edison, ex società italiana, attualmente 100% francese, ha avuto la concessione direttamente dal Ministero, poi la valutazione di impatto ambientale è stata approvata dalla Regione Marche, per realizzare un impianto di stoccaggio di metano utilizzando i vecchi pozzi che furono fatti, e io me li ricordo bene, molti di voi forse se lo ricorderanno, quando vennero qui con quei macchinari enormi a far scoppiare le cariche, tremare il terreno qua tutto intorno, passando nei nostri campi, no, per trovare com'era la situazione geologica, e poi dopo fecero il pozzo che sta lungo la Falerense a livello della luce, no, e lo misero in produzione. Bene, adesso queste caverne sotterranee che si trovano sotto uno strato di argilla, quell'argilla che troviamo tutti quando si scavano i pozzi, no? Sotto ci sono queste enormi caverne che sono state svuotate e che adesso la Edison vorrebbe utilizzare per realizzare dello stoccaggio di metano in pressione. Si tratta di una piccola parte di un grande progetto che, come vi spiegheranno meglio i colleghi, coinvolge gran parte della Regione Marche, coinvolge l'Abruzzo. Non voglio andare volutamente nel dettaglio perché ve lo racconteranno loro, ma solo un'osservazione. Si tratterebbe di avere sotto i piedi questo enorme deposito, qui sono solo 5 km quadrati per Sant'Elpidio al Mare, ma negli altri posti sono ben di più, di metano in pressione. Lo stesso deposito da un'altra società, non la Edison, dalla IPG, è stata ottenuta l'autorizzazione, tutto l'iter autorizzativo, per la zona vicino a Bologna, guarda caso, proprio di quei paesi che oggi sono stati coinvolti in questo terribile terremoto, che forse è stato un po' sottovalutato rispetto al cancan che fu fatto per il terremoto dell'Aquila, non che non fosse giustificato, ma diciamo il terremoto che ha interessato l'Emilia è sicuramente molto peggio, non fosse altro perché interessa molte più persone e un territorio molto più vasto. Bene, in quel territorio lì, di Mirandola, di San Felice sul Panaro, doveva essere già realizzato un impianto di stoccaggio di 100 km quadrati, non 5. Pensate voi cosa succedeva con il terremoto che c'è stato, avete visto tutti, no? La liquefazione del terreno, le crepe che si sono create nella crosta superficiale, se ci fosse stato questi, non ricordo adesso se erano 7 miliardi di metri cubi di metano in pressione previsti a essere stoccati. Non era più il terremoto il problema, sarebbe stato un inferno, perché il metano sarebbe fuoriuscito ovviamente da tutte le crepe che si sono create nella crosta del terreno, e ovviamente ammiscolandosi con l'aria avrebbe dato luogo a incendi dappertutto, quindi sarebbe stato un vero inferno, altro che terremoto. Ora che questo venga fatto in mezzo alle case di Sant'Elpidio al Mare mi sembra veramente una cosa che grida vendetta. Io non posso capire come la zona di Santa Caterina e San Giuseppe, io sto a Cretarola, diciamo, non è che sia molto distante, se ci fosse un terremoto saremmo tutti nella stessa situazione, ma trovarmi sotto i piedi una bomba di gas che svaluta automaticamente solo per esserci il valore dei terreni e delle case, questa è la cosa minore, però ai proprietari pure interessano, perché se io mi sono fatto la casa, diciamo, o la villetta o l'abitazione a Santa Caterina o a San Giuseppe, è un'iniziativa del genere che non mi coinvolge in nessun modo, mi svaluta del 70-80% il valore del mio bene, diciamo, non credo che sia molto corretto, no? Ora tutto questo passa sopra la testa, o meglio sotto i piedi di tutti noi, senza che nessuno l'abbia rilevato, né la provincia né i comuni vicini, nessuno finora ha sollevato questo problema. Quindi il motivo di questa informativa è proprio quello di cercare di coinvolgere i cittadini in questa iniziativa per poter in qualche modo, anche se purtroppo le autorizzazioni sono già state date, quindi in pratica da un certo punto di vista normativo, diciamo, l'autorizzazione a creare questo stoccaggio già c'è, però si possono trovare forme e modi anche legali, diciamo, di
cercare di reagire a questa situazione per quanto riguarda i diritti che tutti i cittadini dovrebbero avere. Cioè i cittadini oggi dovrebbero essere, permettetemi una digressione, poi passo la parola agli altri, ma vorremmo che i cittadini fossero più partecipi e più liberi di agire, diciamo, in quello che riguarda i loro interessi e la vita del paese, perché solo così il paese cresce, non con le dittature e neanche però con le dittature delle burocrazie, quelle burocrazie del no, che sono capaci di dire no a tutte le iniziative se non rientrano in quelle stabilite dal partito, e in compenso, diciamo, pretendono di dare un dirigismo politico e bloccano l'iniziativa privata, l'attività, l'arte e tutto quello che invece dovrebbe venire dai cittadini e che è la vera crescita del paese. In questo caso, se riusciamo, come spero, a creare un movimento che contrasti questa iniziativa, credo che avremo la soddisfazione per una volta di aver fatto in modo che i cittadini abbiamo potuto dire la loro. Grazie.